Si è insediata alla presidenza dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro Stefania Mancuso, da pochi giorni scelta dal ministro dell'Università Anna Maria Bernini per guidare nel prossimo triennio il consiglio di amministrazione dell'istituzione di alta formazione. Sono intanto felice e contenta di questo incarico, un incarico che mi riempie naturalmente di responsabilità e nel prossimo triennio sicuramente il mio impegno sarà consistente per far sì che le linee già definite dalla direzione possano prendere piede rispetto alle nuove progettazioni che andremo a realizzare. Certamente oggi la formazione in Italia ha bisogno di due elementi importanti. Da un lato quella di essere attrattiva, perché sempre più vediamo dai dati statistici studenti che non proseguono negli studi post diploma. Quindi questo di diventare attrattiva per un territorio come la Calabria è uno degli obiettivi che ci prefiggiamo. E il secondo è quello di continuare a mantenere la grande notorietà che questa Accademia ha da quando è stata fondata e per posizionarla a livello regionale ma anche nazionale e internazionale. Questa è una sfida che oggi si impone per le dinamiche di mobilità degli studenti, dei docenti. Nel dare il benvenuto alla Presidente Mancuso, a nome di tutta l'Accademia, il direttore Virgilio Piccari ha posto l'accento sul curriculum professionale della nuova Presidente e rivendicato il lavoro avviato. Sono particolarmente grato al nostro Ministro per aver inteso destinare a questo straordinario ruolo la professoressa Stefania Mancuso, persona di profonda cultura, quindi sono certo e convinto che questa nuova collaborazione porterà nuovi prodotti, nuovi profumi, come sempre ha provato la nostra istituzione a comunicare all'esterno. La nostra istituzione è stata riconosciuta come vincitrice di un progetto PNRR sull'internazionalizzazione, quindi i nostri accordi con istituzioni omologhe alla nostra sono veramente tante. Sono 11 le istituzioni che intendono collaborare con un progetto che vede l'Accademia di Catanzaro capofila. Quindi, chiaro, l'idea è quello sinergicamente di creare ancora più contatti, più collegamenti.